Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. I segni di quanto accaduto li ha mostrati a tutti, Serena Bortone in un evento davvero inusuale, coinvolta in prima persona. Conosciamo Serena Bortone per la sua professionalità e le sue skill che mostra durante la conduzione di diversi programmi. Nell'ultimo periodo, comunque, il suo lavoro più famoso è probabilmente proprio il programma Rai Oggi è un altro giorno, in cui Bortone porta avanti diverse interviste e presentazioni di libri, cercando sempre di dare qualche input culturale a quanti la guardano. La conduttrice è stata ospite ai diversi TI Media Awards di quest'anno, e al momento sembra stare godendosi una meritatissima vacanza dopo il duro lavoro eseguito con il suo team durante l'anno. A quanto pare, proprio durante questo viaggio, a Bortone è accaduto qualcosa di alquanto bizzarro che la conduttrice non manca di raccontare nei dettagli proprio attraverso i social network. Bortone non rinuncia a niente. Serena Bortone è in viaggio in India, una nazione piena di sorprese, che si discosta rispetto alle solite mete europee o, comunque, occidentali. Senza dubbio un viaggio pieno di avventure e meraviglie da vedere, Bortone, però, non sembra essere la solita turista, invece appare proprio come una vera viaggiatrice, dato il suo tentativo di inserirsi nel tessuto sociale del paese e calarsi nella cultura locale. Infatti, Bortone racconta su Instagram di aver preso parte a un'esperienza inestimabile, nel corso della quale, peraltro, è vietato fare fotografie. Serena, grazie anche al suo spirito da giornalista, riporta però quanto accaduto. Oggi sono stata al tempio indù a Tukkal dedicato alla dea Bhadrakali, dea della prosperità e della salvezza, nata dal terzo occhio di Shiva, ma la mitologia è molto più complessa, spiega nella didascalia Serena Bortone, dentro non si possono fare fotografie, ma vi assicuro che la cerimonia che si svolge ogni sera alle 7 è molto successiva, Sikh. Uomini a torso nudo portano fiori, basilico, gelsomino e un altro fiore rosso, per omaggiare la dea all'interno del tempietto, racconta la viaggiatrice. Ogni anno in questo tempio si radunano milioni di donne, e per questo è entrato anche nel Guinness dei primati, conclude Serena Bortone. Nelle foto Serena è contenta per aver scoperto un altro pezzo di mondo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.